che a me pare unica. Alle ore 6:40 dell'8 di marzo del 1945, presso la caserma Seriate di Bergamo, dove c'erano i vigili del fuoco, un plotone della polizia, della questura di Bergamo, fucila un tenente colonnello, e qui torniamo di nuovo in Piemonte, fucila il tenente colonnello Guido Rampini, che era nato a Pinerolo nel 1898. Rampini è figlio di militari. Io lo immagino come una specie di piemontese, savoiardo, legato al re, con anche un concetto ben preciso dell'onore, del giuramento, di queste cose. Lui fa la carriera militare non classica, fa una carriera militare un po' particolare. Lui entra nel servizio di informazione militare, partecipa, dopo aver fatto la prima guerra mondiale e così via, partecipa alla guerra di Spagna, chiaramente con i fascisti, partecipa alla guerra di Grecia. Lo troviamo vice comandante dell'ufficio informazioni dell'ottava armata in Russia. Rientra in Italia, è nella zona di Padova. Dopo l'8 settembre lui, e queste sono sempre le mie impressioni, non fa una virgola. Lui, militare del Regio Esercito era, militare del Regio Esercito è. Era addetto al servizio informazioni, lui continua ad essere addetto al servizio informazioni. Il giuramento lui l'ha fatto a re, mica a me. E va bene. Io trovo che lo catturano i tedeschi a Robilante, siamo vicini a Cuneo, e mi appello della contentezza di aver visto stamattina parecchi piemontesi, mi fa ben sperare. Viene catturato in data imprecisata, l'ingresso di Rampini a San Vittore è il 27 gennaio del 1944. Perché lo vanno a prendere? Perché Rampini ha raccolto informazioni e deve portarle in Svizzera, ma lui non ha probabilmente i legami per portare queste informazioni in Svizzera. Si appoggia a due fratelli di Sesto San Giovanni, sono i fratelli Teruzzi. Pietro Teruzzi si appoggia anche a tre piemontesi: Edoardo Ghigliardi, Carlo Storero, Carlo Borrone. Però Edoardo Ghigliardi abita a Milano da un po' di tempo. Borroni ha fatto il militare in aeronautica nella zona di Milano, tant'è che è stato congelato nel milanese. Questo piccolo gruppo aiuta gli ex prigionieri alleati in fuga verso la Svizzera. E hanno già portato in Svizzera alcuni prigionieri. Io ipotizzo che l'operazione sia fatta dall'OSD di Milano, che è sulle tracce di chi aiuta i prigionieri alleati. Vi lascio perdere questa parte della questione. Arrivano Teruzzi e arrivano gli altri. Questa cosa io la scopro perché, inseguendo le tracce dei prigionieri alleati, mi imbatto in un ufficiale greco, Nicolas Kalaxinis, che nel dopoguerra fa presso il comando CVL di Milano, comando in piazza, una denuncia in cui appunto accusa alcune persone di avere tradito i Teruzzi, Rampini e gli altri torinesi e fatti arrestare. Loro partono, restano a San Vittore qui le nebbie sono tante, no? Perché Rampini entra e esce da San Vittore due volte, non si capisce bene dove va a finire. Partono tutti da San Vittore
col trasporto del 7, escono sempre il 7 di settembre, vanno ad Acau. A questo punto di Ostorero, Gigliardi e Borroni io perdo le tracce. Ad Acau si ferma Rampini, mentre Teruzzi prosegue per Buchero e poi esce in un campo di lavoro esterno. Rampini esce dal campo di Acau l'8 di dicembre 1944 per destinazione ignota, questo si legge sull'elenco degli deportati italiani. Teruzzi viene ritracciato nel campo di lavoro di Buchenwald, viene portato a Buchenwald e poi viene portato in Italia via Innsbruck, Verona, su comando dell'OSD di Verona, ma per essere consegnato a Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della RSI di Bergamo. Il 7 di marzo 1945 le 5 persone vengono processate per tradimento in quanto hanno favorito gli alleati consegnandogli del materiale dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della RSI presieduto dal generale della milizia Mario Griffini e il pubblico accusatore è Vincenzo Cersoso. La soluzione sono due condanne a morte, Rampini e Borroni, una condanna a 10 anni Ostorero, Carlo Ostorero, e due assoluzioni, Teruzzi e Gigliardi, che se non detenuti per altra causa sono liberi. Due condanne a morte. Qui discorsi sui tribunali bisognerebbe farlo, perché il meccanismo è molto semplice. Questi due figuri qua, il Griffini e il Cersosimo, hanno già messo i piedi, non dopo il 25 aprile, ma dopo gli anni 60, hanno già organizzato come passare. Allora io ti condanno a morte, dopodiché vado dal Duce e gli chiedo la grazia, no? Perché tu la firmi la grazia. Se non la firmi tu, la firma il tuo avvocato, vado là, gli firmano la grazia e io. Il problema è che Rampini non è un personaggio di secondo piano. Rampini è un tenente colonnello. Io a volte, ma non voglio essere specifico, non è l'operaio della rete, no? Cioè non è, se voi vi ricordate una polemica con un attore, Massimo aiutami, Albertazzi, no? Io i partigiani li ho solo visti di schiena, no? Non li ho mai visti. Ecco, Rampini, mi dispiace per Albertazzi, ma lui non accetta queste cose qui. Lui è stato un uomo dalla schiena dritta, a me è affascinato, io credo che tra me e lui ci sia il mare come modo di pensare, di vivere, lo immagino così. Però mi ha affascinato la figura di quest'uomo qua, che probabilmente di fronte a un mondo che gli sta cadendo, perché la resistenza non è stato solo prendere in mano un fucile e tessere, è stato anche inventare un modo nuovo di convivenza, aprire le porte a una stagione nuova per l'Italia e per chi ci abitava. Lui ha come unica alternativa quella di aggrapparsi a quello che è stato il suo giuramento, al suo credo. Poi io lo vedo così, poi sono. E lui non può firmare la domanda di grazia. Il suo avvocato in questo processo è un vecchio socialista di Bergamo, Carlo Zilocchi. Rampini non ha fratelli, il padre è morto, non è sposato, non ha nessuno. E Carlo Zilocchi sarà quello che
porterà avanti la memoria di questo personaggio. E Zilò che gli dice, vabbè, la firmo io la domanda di grazia, vabbè, allora a questo punto piuttosto che lei, vabbè, proviamoci. Va bene, Borroni trova alla pena capitale commutata in 20 anni, Rabbini no, e la scusa c'è subito. Vabbè, tu ce non ha potuto firmarla perché c'erano i tedeschi, e allora la colpa è loro. Perché è da notare come nel processo, di cui io ho solo la sentenza e la testimonianza di Griffini, che Griffini fa alla corte di assise straordinaria nel dopoguerra. Non ci sono le carte, sono scomparse. Come tutte le carte del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Se ne trovano pochissime. Ad Asti ci sono alcune sentenze, io ne ho trovate alcune a Brescia, ma altre robe di. E niente, lui rifiuta e quindi restano un po', diciamo, in mezzo al guado questi signori, tant'è che organizzano anche la fucilazione in maniera estemporanea, non si dimenticano la bara, ne combinano di tutti i colori. Ecco, questa storia affascina perché dal mio punto di vista mi ha aperto anche personalmente. Io non sono figlio di deportati, io nasco nel 1948, mio padre era operaio della Breda che durante il militare in guerra viene ferito mentre scende da una nave che lo porta in Libia, per cui viene riformato, non farà il partigiano, quindi io non ho legami di sangue, diciamo così. Sono il figlio della Repubblica, nasco nel 48 e morirò quando la Repubblica è già morta. Apre uno spazio queste cose qua. Uno, quelli che sono i deportati non sono processati, non subiscono alcun processo, sono proprietà dell'SS, i quali decidono quando e come e dove devono stare. Non è detto che non debba. Himmler avvisa i direttori dei campi di non rilasciare più nessun deportato dal 1942 in avanti. Le mie indagini fatte presso Dachau e Buchenwald danno un certo numero invece di prigionieri deportati che escono dai campi. I processati dai tribunali militari tedeschi sono condannati a una pena detentiva. Questa pena detentiva va espiata in Germania e poi il condannato non sta in cella a giocare a scacchi, ma va a lavorare. Quindi una confusione tremenda noi abbiamo. Per noi tutti quelli che vanno in Germania sono deportati. No, ci sono i condannati. Abele Saba è un condannato. Ettore Tulli a Bergamo è un condannato. Che hanno gli avvocati. Zilocchi, che è un vecchio socialista, lo fa, ma non lo fa solo per Rampini, lo fa anche per. Quindi si apre anche una, a mio parere, un nuovo modo e modello di guardare a queste cose qua. Anche i condannati dei tribunali italiani possono andare a espiare la pena in Germania. Da qui abbiamo anche questo, che condannati del vale, la Repubblica Sociale c'ha una caterva, io uso termini un po', di tribunali speciali in cui si finisce per morirci dietro, no? Però possono andare a spiare la pena in Germania, e dove c'è il lavoro coatto. No? Ecco, il racconto della mia storia su Rabbini è questo, cioè cercare, se possibile, qualche pezza d'appoggio, perché finora questa è strana. I documenti parlano in maniera precisa, loro vengono prelevati su ordine dell'OSD di Verona.
giudice a Roma per conto del tribunale giudiziario. È vero, io ho un esempio simile, è un lecchese, Enzo Locatelli, che aiutava i prigionieri alleati e quindi è cercato da due enti, è ricercato dalla GNR, dai tribunali italiani, ed è cercato dalla SD di Milano. Viene catturato dalla SD di Milano e ci sono i documenti della GNR che cercano di dove sta andando questo qui. Prima era a San Vittore, poi lo portano a Fossoli, no? E loro lo cercano e gli rispondono: ma lui è andato in Germania, lui ha avuto una fortuna perché in un momento in cui il treno si è fermato, gli hanno fatti scendere, è riuscito a fare la bella e andare via, era catturato più avanti. Ma sono due enti che cercano di gestire la stessa figura, no? La stessa persona, no? Cioè, in teoria ce la fanno i tedeschi se lo portano via, e quegli altri invece no, non ce la fanno. Allora, dopo il processo io ho perso le tracce di tutti, no? Salvo Teruzzi, che sappiamo, grazie a Giuseppe, che è tornato, c'è del materiale suo all'Ane di Sesto, degli altri. Ma i tre torinesi soprattutto, Ostorero, Chigliatti e Borroni, proprio sono, a mio parere, per quanto mi riguarda, delle figure completamente, completamente diverse. Io spero che questa storia possa servire a ragionare ancora meglio sulle deportazioni, che sono un campo veramente da arare, perché sappiamo ancora cosa. Grazie.